Bentornati a una nuova puntata dedicata allo speciale elezioni comunali per Verona 2022. Oggi in studio con noi Mauro Spada, candidato per Forza Italia. Benvenuto. Grazie dell'invito e buonasera ai spettatori. Lei inizia a fare politica, insomma, qualche anno fa, a metà degli anni 90 incontra il partito del Cavaliere, Forza Italia, e da allora non l'ha più lasciato. Come mai si avvicinò alla politica a metà degli anni 90? Quale fu l'occasione? Sì, era il 94 quando appunto il Cavaliere, il presidente, fondò Forza Italia, e un amico che era presidente di un club qua a Verona mi chiamò e mi chiese di candidarmi in circoscrizione. Io accettai con orgoglio anche questa proposta, feci qualche anno come membro del circolo e poi mi candidai in circoscrizione, dove venni eletto e ho fatto due mandati da consigliere e poi altri due nel 2007 venni nominato presidente di circoscrizione con Forza Italia. Il secondo mandato dal 2012 al 2017 lo fece con Flavio Tosi. Insomma, una lunga militanza in circoscrizione, sì. Sesta, quindi siamo a Borgo Venezia, in quelle zone lì, e immagino che in tanti anni, più di 20 anni, ha visto cambiare molto il volto di questo quartiere, di questa circoscrizione, che ha delle caratteristiche particolari e che ha contribuito chiaramente anche con l'azione di governo circoscrizionale, chiaramente, a dare un cambiamento in positivo. Sì, 20 anni in circoscrizione sono molti e devo dire che sono stati anni con diverse soddisfazioni. Abbiamo lavorato bene sul territorio, portando diverse iniziative, facendo molti interventi importanti, dal centro Tommasoli alla riapertura della piscina, a un bellissimo impianto di orti per anziani, al rifacimento delle scuole Carducci, tantissimi interventi che hanno portato, secondo me, anche una ventata di novità, di freschezza, perché le circoscrizioni sono un organismo importante che però negli ultimi 4-5 anni abbiamo visto un declino, secondo me, un percorso inverso a quello che c'era stato prima. Sono state un po' svuotate di competenze, di personale, di fondi, e quindi bisogna riprenderle in mano, quindi rivitalizzarle. Sarà uno dei miei obiettivi nel caso in cui fossi eletto consiglio comunale. Sì. Infatti lei poi nel 2017, diciamo, appoggiò comunque sempre coerentemente la lista Patrizia Bisinella, chiaramente sempre Flavio Tosi dietro, e non andò bene, lo sappiamo. Ora ovviamente l'opportunità di ritornare in pista, sempre sostenendo il candidato, questa volta Flavio Tosi. Una sorta di ritorno al futuro l'ha definita, no? Questa... Sì, allora guardi, come dicevo prima, io ho iniziato in Forza Italia. Ho fatto circa 15 anni con Forza Italia, adesso da 15 anni circa collaboro con Flavio Tosi e sono contentissimo della decisione di Forza Italia di appoggiare Flavio come candidato sindaco, perché in questi anni in cui ho lavorato con lui, collaborato, ho potuto apprezzare la sua modo di fare politica, decisione, rapidità, vedute molto ampie, quindi è un candidato che secondo me vale la pena appoggiare. Quando Forza Italia ha preso questa decisione sono stato veramente contento, poi mi hanno chiesto di entrare nella lista di Forza Italia, per me, ripeto, è un ritorno al futuro, non al passato, quindi perché Forza Italia deve riprendere quello che è il ruolo importante nella politica non solo veronese ma anche nazionale. Molti danno per finita invece Forza Italia, no? In realtà lei dice Forza Italia probabilmente, anzi sicuramente dal suo punto di vista, rappresenta il vero centrodestra. Forza Italia è il centrodestra, è il partito che ha fondato il centrodestra, e mi fa piacere che in molti la ritengano finita, perché vuol dire che rimarranno sorpresi, perché stiamo lavorando bene, abbiamo dei candidati giovani, candidati che sono anche da tempo come me sul territorio, però anche giovani, e quindi faremo un ottimo risultato in appoggio a Flavio. Con Flavio ci si parla giornalmente, il programma è importante, sono mesi che lavoriamo a un programma comunale ma anche per ogni singola circoscrizione, e quindi siamo fiduciosi. Quali sono secondo lei i punti da mettere in alto nella lista del programma, insomma, per Verona o perlomeno per Forza Italia, per il vostro partito? Guardi, negli ultimi anni Verona ha iniziato un percorso inverso a quello che ci si aspettava, a quello che ogni cittadino veronese vorrebbe per Verona. Una città
poco sicura, dove c'è degrado, dove la città è anche sporca, diciamocelo. È una città che deve tornare ad essere un punto di riferimento per il turismo, per la cultura, per tutte anche le aziende che vogliono investire nella città. Quindi bisogna dare linfa nuova, decidere le cose, perché non, siamo fermi, deve ripartire Verona. Siamo fermi da anni, non si fanno progetti, non si fanno interventi importanti. Guardi, io conosco il mio territorio bene, in 5 anni, in 6ª circoscrizione, non è stato fatto nulla. Non lo dico per spirito di bandiera, ma perché è la verità. Quando c'era Flavio abbiamo fatto interventi importanti, che ho citato, alcuni di quelli li ho citati prima, ma anche poi abbiamo in programma di prendere in mano diverse cose, ripeto, dalla sicurezza. Certo. Quindi secondo me sicurezza, decoro della città e rivitalizzare turismo e cultura. Tornando al quartiere o comunque alla 6ª circoscrizione e facendo riferimento anche allo sport, è cresciuta anche in questi anni la Virtus, no? Arrivando addirittura in Serie C. Non molti sanno che lei, insomma, ha giocato parecchi anni nella squadra di calcio. È un appassionato di sport? Sì, io ho giocato diversi anni, quasi una ventina, nella Virtus, facendo tutta la trafila dalle giovanili fino alla prima squadra. È una società a cui sono molto affezionato, conosco bene il presidente Gigi Fresco. Una realtà importante per il quartiere, perché Virtus non vuol dire solo calcio. Vuol dire socialità. Socialità, sì, ma poi anche è l'opportunità di crescita per diversi ragazzi. La scuola calcio, poi io sono convinto che fare sport è una scuola di vita per i ragazzi, dove si imparano le regole, ci si imparano che nella vita niente arriva per caso e bisogna fare gli allenamenti per arrivare in prima squadra, per sudare ad arrivare ad un risultato. Quindi fare sport è una delle cose che ci siamo detti anche con Flavio da sviluppare nel nostro programma. Quindi anche sport e vuol dire famiglia, perché in ambito sociale la Virtus è impegnata, ma la Virtus, ma poi diverse società sul territorio, diverse associazioni lavorano in ambito sociale. Quindi sì, comunque il mio passato mi porta a parlare anche di calcio. Insomma, sappiamo che è anche un appassionato tifoso, non diciamo la squadra, o si può dire? No, non diciamo. Lasciamo stare. Diciamo sono virtussino. Un virtussino. Per quanto riguarda il prossimo 12 giugno, ovviamente lei spera che il candidato sindaco Flavio Tosi vinca e che porti con sé ovviamente anche alcuni rappresentanti della squadra. Se le venisse data la possibilità appunto di entrare, di varcare la soglia di Palazzo Barbieri, in parte ha già risposto a questa domanda: qual è l'impegno che si sente di portare avanti? Attenzione ai quartieri, lo ha detto, c'è qualche altra tematica che le sta particolarmente a cuore? Ma guardi, quello che vogliono i veronesi lo sappiamo tutti, vogliono una città in ordine, pulita, decorosa, con i servizi che funzionino. Quello che fa la differenza sono le persone, quindi sono convinto che con la squadra di Flavio Tosi, che sono convinto che vincerà, si farà un bel lavoro. E la mia aspirazione è quella di seguire i quartieri, cioè lo dico francamente, con Flavio ne abbiamo parlato, la mia esperienza sul territorio e ho un rapporto costante con il territorio, non solo della 6ª circoscrizione, ma di tutto il quartiere di Verona, perché in questi 5 anni ho seguito per Flavio tutte le 8 circoscrizioni. E i quartieri devono ripartire, perché le circoscrizioni, ripeto, sono state svuotate, svilite, anche i consiglieri non vedono realizzare quello che poi magari in consiglio viene deciso. Si sentono un po' impotenti anche, no? Sì, c'è questa macchina che non funziona, bisogna rivitalizzarla, rimetterla in moto, perché i quartieri sono importanti. Insomma, quindi il 12 giugno è vicino e Mauro Spada, le auguriamo un grande in bocca al lupo e insomma ci vediamo presto. Sì, intanto viva il lupo e conto di rivederci presto, magari in una veste diversa. Si sa mai, vedremo cosa accadrà. Grazie.